Generalmente quando si tratta dei droni tutti pensiamo ovviamente a un oggetto che vola e quindi va in alto e ci permette di guardare dall'alto varie situazioni o luoghi. In edilizia uno degli usi intelligenti e utilissimi del drone è quello di portarlo in luoghi confinati, in ambienti confinati. Che significa? Il drone è capace di volare anche in luoghi ristretti o addirittura sotto il terreno, quindi in spazi dove è molto difficile accedere fisicamente, con un grandissimo vantaggio, quello di evitare appunto che le persone rischino la vita in ambienti confinati o magari inquinati, dove un drone può tranquillamente accedere senza grossi problemi. La tecnologia ci permette sempre di più di fare questo, perché spesso questi droni, anche molto piccoli come quello che ho in mano, sono dotati di sensori e quindi sono in grado anche di autocorreggere la propria rotta e quindi anche in un luogo molto ristretto, in un cunicolo, in un tubo e così via, sono in grado appunto di muoversi agevolmente. E questo è un grandissimo vantaggio da un punto di vista proprio della sicurezza.